Ciao a tutti, dunque, oggi con l'occasione del fatto che devo comprare, acquistare dell'anfetamina Speed in sostanza, vi voglio mostrare uno dei market attualmente più famosi. Oggi è il 16 marzo 2022, sono le ore 17 e 33 minuti. E allora, prima di tutto, immaginerete che si tratta di un link Tor, un sito Onion, quindi si accede solo tramite rete Tor e browser Tor. Quindi apriamo il browser Tor aggiornato, ovviamente, connette automaticamente alla rete Tor, vedete. Ok, questa è la home che appare nella new tab di Tor. Allora, io ho il market nei preferiti e si tratta di questo sito World Market. Ok, questi siti qua hanno un problema, che hanno dei codici reCAPTCHA difficilissimi, cioè al limite dell'impossibile. Spesso basta sbagliare una lettera tra minuscolo e maiuscolo o un numero, confonderlo per una lettera e non si riesce ad accedere. Io ho già effettuato la registrazione, quindi passerò direttamente al login. Entra per la prima volta, prima di poter acquistare dovrà effettuare una breve registrazione che non comporta comunque l'inserimento di dati personali, diciamo privati, né indirizzo email o cose del genere. Allora, qui io vedo una C minuscola, una A, una Y, una R, una O piccola, poi uno 0 e una F grande. Spazi, non ce ne frega. Ok, dovrei aver già azzeccato il codice al primo tentativo. Quindi abbiamo questa coda, fila, diciamo 2 minuti, in realtà sono molti meno, ecco come vedete, abbiamo già la seconda prova di verifica di essere un umano, insomma. Allora, dice di completare inserendo il numero relativo all'ora mostrata in questo orologio. Quindi io vedo le 8 AM, PM, comunque sono le 8 e 19 minuti. Dovrebbe essere così. Qui c'è il tempo che scade, ok. Qui è per chi si registra, vedete, username, una password da scegliere, ripetere, un PIN di 6 cifre da scegliere in caso ci si dimenticasse della password, si può recuperare tramite il PIN scelto, la valuta e la lingua. È il solito CAPTCHA. Allora, io salto questa fase e vado a login. Metto il mio username, quello che ormai uso un po' dappertutto, rimane loggato per 6 ore perché sarà un qualcosa di abbastanza lungo, la scelta del prodotto e la spedizione che faccio per la prima volta su questo sito, su questo market, anche se già sono pratica di altri market che c'erano in passato, più o meno sono tutti simili. Allora abbiamo un altro codice, questo ha i codici CAPTCHA molto difficili rispetto ad altri market che erano più intuitivi, qui si confondono veramente le maiuscole per le minuscole e c'è il rischio di stare fermi anche mezz'ora per risolvere queste domande, insomma, vediamo se ce l'abbiamo fatta. Non succede niente.
sta caricando qualche cosa. Ok, ho l'autenticazione a due fattori, quindi c'è una chiave PGP pubblica, una privata, un messaggio criptato. Io vado nel mio allora copio. Qui vado nel Decryption Tool PGP. Ok, qui c'è il messaggio criptato. Qui c'è la mia chiave privata, la mia password. Ora decriptiamo, copiamo questo codice, il resto non se ne frega, questi punti interrogativi qua non vogliono dire niente. Questo è il codice che abbiamo ottenuto. Ok, sono nel mio account, vedete però com'è lungo il procedimento rispetto a un market normale in clear, no? Qui abbiamo effettivamente una procedura più lunga tra codici, PGP e autenticazione a due fattori che io ho messo per scelta per mia sicurezza. Non ho ancora Bitcoin, si possono e si devono depositare qualora si voglia comprare da questo market. Bitcoin e Monero sono accettati e basta, nessun altro cripto. Quindi in un caso si voglia comprare da questo market bisogna andare in un exchange e se si hanno a disposizione altre criptomonete convertirle in Bitcoin o Monero. Quindi io adesso non ho ancora niente. Qui beh, consiglio di stare attenti al phishing, verificare sempre come dire, le firme PGP, degli indirizzi di deposito, dove si depositano i soldi, insomma i bitcoin. Allora, a me interessano gli stimolanti, l'anfetamina e lo speed. Ok, qui abbiamo un altro captcha, invisibile quasi, non lo vedo veramente. Se qualcuno lo vede mi dica. Allora io vedo sarà un 1.7 boh, L7 chi lo sa. K, quella dovrebbe essere una U. P, cazzo è? No, non lo so, sarà sicuramente sbagliato. Infatti, ok, questo è almeno un colore più visibile. G, G, X. Cioè, non so se è giusto, speriamo. Ok, allora andiamo qui. Vedete, c'è un market che vende sostanze, dati che provengono da frodi varie, oggetti o beni digitali comunque, altro che proviene da frodi, servizi vari. A noi non perdiamo tempo in altre cose, a me interessa. Sono ancora di livello 1 perché, come ripeto, non, come dicevo prima, non ho mai acquistato da questo market in particolare. Ora vediamo se mi troverò bene. Poi eventualmente farò un video dimostrativo ed esplicativo della merce che riceverò, se sarò soddisfatto o meno, se è di buona qualità, se è affidabile il venditore, che ora vedrete. Allora, io sono in droghe, stimolanti per la precisione, a me interessa. Vediamo un po' che cosa troviamo. Allora, lasciamo da parte un attimo, cocaina è pieno, non mi interessa, è veramente costosa e overrated da mio parere, cioè anche sopravvalutata per quello che costa. Quindi andiamo su Speed o Matt, vediamo. Quindi abbiamo, questi sono i primi risultati con più vendite, presumo sono ordinati non per prezzo, come dice qua, dal più basso al più alto, né dal più basso al più alto, ma per il numero di vendite. Sembra essere così almeno, perché ho visto che più si va in là con le pagine, meno ci sono vendite per i prodotti relativi. Allora,
Abbiamo qui questo, non mi paga l'occhio, già l'avevo visto, però 100 grammi più 10 pasti di MD, non lo so. Questa potrebbe... Ah, bisogna... un fattore che bisogna controllare è la spedizione, no? Io sono in Italia. Queste, per esempio, spediscono dalla Germania a worldwide, tutto il mondo. Alcuni no. Per esempio, beh, questi Germania Europa può andarmi bene. Ma altri che spediscono solo tra Germania e Germania, Olanda e Olanda e o Olanda e Germania, eccetera, non ci posso fare niente. Io non, è inutile anche se il prezzo è buono il venditore, non ci posso fare niente, quindi sono già da scartare. Quindi è un altro fattore da tenere in considerazione. Quindi io sarei orientata o per questa. Però bisogna vedere poi la spedizione com'è, però qui è estratto di pasta, anche qua, a me serviva, interessava la polvere, non c'è molto in polvere, no, anzi non c'è quasi niente, quindi va fatta poi essiccare la polvere prima dell'utilizzo, vabbè questo è un dettaglio che i consumatori dovrebbero comunque conoscere e sapere. Allora, qui ci sono vari, diciamo, i vendor più importanti sono questo Corona Gang che vedo, Coffee Shop e Chemic Pirates. Ok, beh, qua si va su cifre che io non mi posso permettere per dello speed, sinceramente. Abbiamo, beh, questo medio, 10 grammi. Io inizierei comunque personalmente a fare una prova con 10 grammi, 5 grammi, massimo 20 grammi. Per non andarmi a infognare a beccare una inculata, una fregatura di sostanza che non, magari non sale, non fa, non serve. Ok, qui siamo su cifre, 25 grammi, più 50 grammi, non si capisce perché gli hanno questo bonus, se non è la qualità migliore o per altri motivi, non si è capito comunque. Beh. Questo mi sembra un prezzo troppo basso, ad esempio, se si parla di 10 grammi, 15 euro, sarebbe poco più che caffeina, insomma, la banale caffeina di strada non mi sembra sia il caso di andare a acquistare un prodotto del genere, visto rischi e costi di spedizione, eccetera. Poi abbiamo qua 25 grammi di anfetamina pura, alta qualità, pura adesso Dio, pura e alta qualità sono due cose differenti, però può essere interessante il prezzo, 67-75 euro, oppure qua anche questi vedo spesso questo vendor, German Kickers, non si sa, non parla della qualità, non, qui non c'è foto, non c'è niente, poi beh, cifre decisamente proibitive. Per esempio, questa è al 72% meno di un'altra che ho visto prima che era al 64%. Quindi, ok, andiamo avanti. Beh, questa non si sa, l'avevo vista 95%, ma a me sembra impossibile 23 euro per 10 grammi, è decisamente, è qualcosa di molto blando, al limite del legale, insomma. Comunque per un fattore o per l'altro c'è sempre qualche problema. Tra l'altro io ho scritto un messaggio a un venditore, vedo che ho zero messaggi, quindi non mi hanno nemmeno risposto. A questo punto perde un po' di credibilità, diciamo, a mio avviso. Visto che non ha nemmeno risposto al messaggio privato che gli avevo mandato, se insomma come effetti gli ricalcavano quelli del Ritalin metilfenidato o no. Allora qui siamo su, è uno dei quei due, i primi, quei due all'inizio venditori o Pirates qualcosa o Corona Gang. Ok, qui siamo su Mysteryland. Cifre, ok, no, non ci interessa. Ecco, questo è effettivamente quello che cerco io. La definizione è questa, solfato di anfetamina, solfato di spinto. Puro 90%, 135 euro, 5 grammi, effettivamente è un prezzo caro, però buono. E
probabilmente si tratta effettivamente della sostanza che cerco io, spariscono in tutto il mondo, però 5 grammi io ne faccio pochissimo, niente. Giusto come assaggio, poi non mi viene, però non è vendita con escrow, comunque, ecco, anche di questo bisogna tener conto, cioè la possibilità di essere, di ricevere un rimborso in caso che non si riceva la merce, in quali casi va stipulato, insomma, la policy, ecco, di rimborso. Ok, qui niente, adesso io qua però ho la finestra. Ok, qua spariscono in tutto il mondo, stranamente. Abbiamo anche questo interessante, il 74% in stock, a un buon prezzo. Però io credo che sia di qualcosa appena superiore all'effetto della caffeina o di qualcosa di illegale, insomma, di molto blando, diciamo, ecco. Visto il prezzo, avete visto la differenza di prezzo tra il solfato di anfetamina e questa roba qua, invece. Qui abbiamo 10 grammi, anche qua un buon prezzo, la qualità sarà buona, 30 euro per 10 grammi, potrebbe provare, è pasta, non è polvere, non è solfato, almeno non ci dice che cos'è, però si potrebbe anche provare. Allora facciamo così, facciamo una pausa, avete visto un po' i prodotti, altrimenti per andare sulla MAP, che era l'altro che mi interessava, l'altro prodotto, vediamo cosa. C'è un altro calcio, allora riprendiamo nel video successivo e seguitemi nell'acquisto, vi mostrerò poi come scambierò i bitcoin nell'exchange, eccetera eccetera. Grazie, a dopo. Dunque, eccoci, ciao a tutti, allora siamo ancora qua su World Market, questo sito Onion, di questo market, uno dei nuovi market online sulla rete Tor. Allora, abbiamo visto per quanto riguarda lo speed, i prodotti delle prime pagine, quelli più venduti, quelli diciamo più votati, insomma. Allora, ero indecisa. Siccome devo fare effettivamente personalmente l'acquisto tra lo Speed e Mac, allora qui abbiamo ecco, andiamo su Mac. Ok, lo Speed l'abbiamo vista prima, abbiamo visto due o tre interessanti di prodotti e venditori. Allora qua abbiamo i prezzi, si aggirano su questa cifra qua, ecco, il primo risultato ci fa già capire un pochino l'entità della cifra. Parla di 38 euro per 2 grammi alta qualità basata sull'efedrina, quindi non so se voi sapete, siete pratici, comunque la metanfetamina viene ricavata, sintetizzata a partire dalla pseudoefedrina o efedrina. Per riduzione di birce, estrazione a freddo, insomma, varie tecniche chimiche non proprio semplici, non per tutti, quindi che hanno un certo rischio, però dall'altro lato sono abbastanza semplici, nel senso che non richiedono attrezzature costose o particolari procedure che fanno lievitare i costi. Quindi la cifra è sicuramente minore rispetto a quella che viene richiesta per la cocaina, per esempio, come sostanza. Quindi qui avremo una meth già di buona qualità, 38 euro, 2 grammi, però 2 grammi sono circa, non è facile fare l'equivalenza tra grammi, milligrammi e dosi, però si può approssimativamente dire che un grammo può corrispondere a 4-5 assunzioni, quindi arriva fino a 35 ore, 2 grammi fino a 70 ore di uso continuativo, quindi abbiamo 70 ore di uso continuativo, si parla di 3 giorni. Poi uno può fare eventualmente una pausa in base alle sue abitudini. Comunque,
diciamo come teste può essere buono, siamo sui 38 euro come teste, non come ordine, però di utilizzo acquistato con l'idea di farci, che so, un mese di uso, di utilizzo, perché a questo punto 2 grammi non ci sto dentro. Devo andare su qualcos'altro, però vedete, ecco, qua i prezzi lievitano un orzo. Adesso queste sono misure straniere, americane, io non ho presente a quanti milligrammi grammi corrisponde. Comunque, 14 grammi, vediamo, 346, mi sembra un po' poco, effettivamente, però anche qua dipende dalla qualità. Poi dobbiamo tener conto, ecco, che non è come la Speed, che la spediscono in tutta Europa e tutto il mondo sicuramente. Qua c'è il primo, allora, il primo risultato spedisce in Europa, quella che abbiamo visto da 38 euro. E ok, teniamola d'occhio. Il secondo, qui non si capisce che cosa vende, però. Qui siamo un po' fuori dal budget, dal mio budget, dal range, insomma. Poi abbiamo, questo per esempio spedisce dall'Australia all'Australia, quindi io sono fuori, io essendo in Italia sono completamente out, fuori dalle possibilità di ricevere questo prodotto, anche se il prezzo fosse buono. Poi abbiamo questo 3-5 grammi, questo sarebbe buono, però vedete, da USA a Stati Uniti, da USA a USA, Stati Uniti, quindi io sono tagliata fuori anche qua. Qua tutto lasciamo perdere, ci sarebbe da fare una ricerca approfondita e si può fare la ricerca, c'è questa però, beh, 6.000 euro, no, scusate, non avevo visto effettivamente, qui 19 euro non sa che cosa sia, è roba legale, sarà caffeina. Allora c'è la ricerca avanzata, però è vero che aiuta da un lato a cercare alcuni prodotti, dall'altro ne oscura degli altri, però forse è meglio che andiamo avanti e vedere i primi risultati, se c'è qualcosa in Europa, nel mondo o così via. Allora, dunque, beh, qui abbiamo. Ecco, qua abbiamo un Uncut Lab, quindi proveniente dal laboratorio, non tagliata, non trattata, base efedrina, come abbiamo detto prima, 3 grammi, net, 135,77 centesimi di euro. Però anche qua spediscono dagli Stati Uniti agli Stati Uniti, quindi niente, andiamo avanti. Già cominciamo a eliminare questi. Li vedo già a occhio, a colpo d'occhio, che vanno eliminati, ecco. Quindi, ok, questo spedisce tutto il mondo, però abbiamo un grammo a 19 euro, non si sa cosa sia, e sinceramente non mi fido molto. Da Amsterdam può venire chiunque, qualsiasi tipo di sostanza, molto più probabilmente si può trattare di MD, ecstasy o insomma qualcos'altro in cristalli, che non è crystal meth. Allora andiamo avanti. Beh, qua sono prezzi proibitivi, anche se, beh, no, sempre USA o Stati Uniti. Stati Uniti, ok, questo spedisce in Europa, sono 95 euro, prezzo abbordabile direi, come quella che abbiamo visto prima. Potrei piazzare l'ordine su questo, effettivamente, che conviene più dei 2 grammi, 2,4, sarebbe poi il doppio di prezzo rispetto a questi 95. Qui spedisce in Europa, abbiamo 1 grammo a 30 euro, quindi 2 grammi 60 euro. 3 grammi, quindi qui ne manda 5,95 e qui se ne prendono circa 3. Mi sembra più conveniente quello di prima. Poi abbiamo Stati Uniti, qua niente. Ok, mondo, però una partita di un certo valore. USA, Australia, Stati Uniti. No, Europa, però vedete solo Regno Unito per esempio. Ok, questa
però 120 5 grammi, allora quella più conveniente l'altra, non si sa di qualità se siano pari, se sia migliore effettivamente questa, se valga il suo prezzo, cioè i 120 invece dei 95. Questo non posso dirlo, non ho provato ad acquistarla da questo market in particolare, comunque questa sostanza. Qui abbiamo 1,25 grammi, è un po' strano però. 5 grammi 120. Quindi sì, giusto. La divisione perfetta, 1 grammo viene 25 euro. Si potrebbe fare anche un 3 grammi, un 2 grammi di assaggio, di prove, poi eventualmente ripiazzare l'ordine se il vendor è buono, ma ha diverse vendite, vedete. Quindi potrebbe essere una buona opzione anche questo, me la segno. Spedisce nel mondo, www worldwide. Abbiamo questo, no, USA, ok, per il momento ci fermiamo qui. Beh, questo non si capisce cosa vende effettivamente, 5 euro, 2 grammi, 10 grammi, non si capisce che cosa stia vendendo però. Ah, comunque non ha l'escrow, quindi è già lo lascerei un attimo da parte. Allora, abbiamo questo, sì, anche questo. Uguale, il prezzo è sempre lo stesso, siamo a 125 per 5 grammi di netto, quindi la qualità sarà pressoché identica. Allora, vediamo un attimo, qui parlava di escrow, quello che interessava a me. Ok. C'era questo, oppure ce n'era un altro. Erano 3 grammi, beh, si può anche fare per 3, effettivamente. Vediamo il prodotto, comunque. Allora, vendita con escrow. Trust level 10, quindi venditore di livello 7, una buona reputazione e affidabilità. Spedisce in tutto il mondo. Ah, la spedizione costa, allora, Germania verso Europa, tracciato 14 giorni, 20 euro, quindi ci sono da sommare altri 20 euro ai abbiamo detto qui è 25, 20, era 20, 25, quanto era? 25, 25 facciamo per 3, 75, arriva 95, no, allora facciamo per 2, 75, con 75 euro potrei avere un campioncino di 2 grammi di questa e ne saprò dire. Allora, from Mexico. Vediamo se ha recensioni dei clienti. Ok, uno dice mai arrivata. Bene, partiamo già ottimamente. Aiuta la mia paura che non arrivi niente del tutto, che è proprio la cosa peggiore, che sia buona, sia scrausa, però che proprio non mi arriva, cazzo. Allora, beh, queste qualità molto buona, chissà da dove scrivono, non compare il nickname, non compare niente, non si può sapere. Ci sono questi consumatori misteriosi, diciamo, che mantengono l'anonimato più di me, insomma. Beh, questo scrive dalla Germania, quindi in Europa dovrebbe arrivare senza problemi. Parla tedesco, quindi questo è l'ultimo combinazione, quindi da giugno qua sembra che non sia più arrivata, non si sa cosa è successo, non mi fido tanto. Allora ci ragiono su un attimo e faccio poi la terza parte di video, che è quella dove deciderò presumibilmente per il campione di Matt e
per poi fare l'ordine eventualmente se la qualità è buona, invece dello speed ordine intero. Però ci penso, magari invece opto per lo speed, chiedo un consiglio, magari un amico entrerà nel video, in videochiamata, magari no, non lo so. Manderò alla fine più tardi, a dopo, ciao.